Ciao brava gente, stavo rimanendo meravigliato da quanto ci vedo, porca miseria. Adesso vi mostro un oggettino che è una chicca, vado solo a accendere le luci così lo vediamo meglio. Bene, sono tornato. Allora, parliamo di questo oggettino qua, è una figata. Io stavo rimanendo meravigliato di come vedo bene l'elettronica di questo drone. L'idea qual è stata? Perché devo prendere una lampada da tavolo e poi una lente separata? Io mi prendo tutte e due. Quindi, questo tra l'altro è regolabile come potenza. Perché prendere tutte e due? Perché io quando ho bisogno di una lampada, ho una lampada. Nel momento in cui a me piace ad esempio montarmi i droni, o devo vedere da vicino qualcosa, io abbasso e ho la mia lente. Ok? Adesso la stacco così vediamo nei dettagli. Dettaglio figo numero uno, questo a lato pratico è un caricatore USB, quindi nel momento che non ho la lampada, perché devo salire in casa quando posso stare nella tana del Moon e attaccarmi il telefono in carica magari perché qua ho un cavo USB ad esempio. Non so se le porte del computer sono in grado di alimentare questa lampada, perché comunque di LED ne ha abbastanza. La pinza, come si è visto, è molto forte, anche il braccio mi dà l'idea che lo potrò muovere un sacco di volte prima che diventi che cade. E mi piace l'idea del potenziometro, che così mi regolano la luminosità come voglio, e mi piace che non è a batteria, perché sono stufo di gestire a batteria, tra droni, telecamere, fotocamere, una minchiata l'altra. C'è batteria in carica, batteria che ti devi ricordare, poi comunque secondo me è chimica sprecata su queste cose. È palese che ogni scrivania ha un attacco a due lenti, quindi come si è visto, una cosa che non mi piace tantissimo è che questo può farlo, però, e poi avrei fatto un pochettino più pronunciato questo, però secondo me una volta preso la mano, quindi in più ha anche una lente piccola, non so se è visibile qui, questa ingrandisce molto di più. La cosa figa è che l'altra lente ha una larghezza sufficiente che se tu te la metti davanti e devi fare dei lavori come delle piccole saldature, puoi guardare con tutti e due gli occhi e vedi bene, non vedi distorto. Questo è stato un acquisto veramente, veramente, veramente furbo. Furbo e bello. Non mi ricordo quanto l'ho pagata. Adesso guardo e poi ve lo dico, o comunque lo metto in descrizione, troverete ovviamente anche il link. Piccolo spoiler, stavo aspettando questa per montare il mio nuovo telaio stampato in 3D, quindi adesso è ancora da pulire. Prossimamente vedrete questo oggettino qua che vola. Mi preparo per la fase 2 della quarantena. Ciao brava gente.